ci troviamo in una bellissima località a Verbania, proprio sul lago, piccolo lago. In mia compagnia c'è Marco Sacco, che so che è uno degli chef più famosi sia in Italia che all'estero. Quasi di più all'estero che in Italia. Bene, allora vogliamo passare subito nel vivo. Oggi ci hai preparato un piatto che si chiama, anzi un antipasto, lumaca lumaca. Lumaca lumaca, e quindi parliamo un po' della lumaca di terra e della lumaca di mare. La lumaca di terra è quella nostra, italiana, francese, e quella lumaca di mare è quella un po', diciamo così, thailandese, malese, e appunto i miei viaggi che faccio in giro per il mondo, e andiamo poi ad assemblarle insieme. Due situazioni nello stesso piatto. Allora andiamo a preparare. Andiamo a preparare. Okay. Lo prepariamo. Allora, guarda, partiamo dalla presentazione, sì, che è sempre la sua cosa importante. E allora prendiamo una ciotola di legno, sì, mettiamo del vegetale, che possono essere delle felci, che possono essere qualsiasi cosa che si trova facendo una camminata nel bosco, mettiamo un sasso, mettiamo un ciotolino e lo mettiamo al centro così. Allora, poi prendiamo una ciotola, uh-huh, e iniziamo ad aggiungere alcuni elementi, sedano rapa, sfilettato già, sì, sì, bello pulito, bello tagliato pulito, molto, okay, fine. Due pezzetti di peperoncino, uno, sì, rosso e uno verde. La papaya, quindi sai, la papaya in Oriente la si usa a mangiarla proprio quasi ancora acerba, no? Un, sì, po' di sale, la si mangia croccante così. Poi prendiamo il cerfoglio. E poi prendiamo una salsa che è a base, quindi questi dress che si fa in Malesia, che è a base di peperoncino, sì, l'ostrica disidratata, il gambero disidratato, e poi si frulla tutto e esce questa profumo, salsa particolare. Particolare profumo, okay, di mare. Andiamo, giriamo il tutto e iniziamo l'assemblaggio del piatto. Prendiamo la lumachina di mare, sì, che abbiamo sgusciato, la mettiamo nel nostro ciotolino, prendiamo l'insalatina fresca stile Thai, la papaya, vedi che bello, senti lavori che profumo, lavori proprio come un chirurgo, lavoriamo con la pinzettina, sì, perché sono lavoretti fatti delicati, fini, così, ecco. Ora a questo punto, per dare anche l'aspetto estetico, prendiamo un altro filo di rosso, un filo di verde, dà un tocco di colore. Hai capito, ecco, lo mettiamo sopra così. Diciamo, la lumaca di mare è pronta. E per rendere giocosa la parte commestibile, quindi sedersi a tavola e mangiarlo, ci divertiamo con la pinzetta, ecco, e la mettiamo qua così, e il piatto è pronto per metà, perché lumaca lumaca, quindi lumaca che va nel mare, e quindi ora adesso la lumaca di terra, la lumaca che va di terra, okay. Prendiamo un pentolino di rame, prendiamo un sifone dove all'interno abbiamo preparato una spuma di patate alla grappa, bella spumosa, fantastico, calda. Poi abbiamo preparato le lumache di terra, sì, le abbiamo cotte per una decina di minuti nell'aglio, nel prezzemolo e nel burro, uh-huh, quindi questa ricetta antica, e la andiamo ad adagiare sulla spuma di patate, vedi? Perfetto, prendiamo il cucchiaino, sì, lo mettiamo così, guarda, il piatto l'abbiamo finito, bellissimo, lumaca di terra, lumaca di mare, due continenti che si incontrano nello stesso piatto, bellissimo, non ci resta che gustarlo. Oh, siamo arrivati a una chicca, a un piatto della tradizione, Marco. Carbonara o coque? Carbonara o coque, è nata qualche anno fa per un'esigenza. Mi serviva un nome italiano, simbolo, e probabilmente la carbonara assieme alla pizza è uno dei piatti simboli che abbiamo in Italia. Però doveva anche diventare piatto mio, e quindi tutti gli elementi classici della carbonara, che è quella laziale, l'abbiamo trasformata in un piatto piemontese, ma ancora di più ossolano.
E poi ci sta anche il gioco dell'opoca, quindi dell'ovetto, del gioco del cliente che si prende la salsa, se la mette nel piatto e va a mantecarsi il piatto in diretta. E quindi un po' questo. E andiamo a vedere Lo prepariamo. Vogliamo vedere proprio la preparazione del piatto. Allora, partiamo da questi due elementi. Sì. Il portauovo, che è geniale. L'uovo. Aggiungiamo un altro elemento, che è il coppauovo, cioè l'attrezzo per andare a rompere un uovo senza spappolarlo. E si chiama? Coppauovo. Facciamo così. Facciamo due colpi. Giriamo un po', prendiamo un coltellino, vedi, l'abbiamo inciso, togliamo il coperchietto, versiamo l'uovo nel pentolino e abbiamo preparato il nostro guscio. Fantastico. Che praticamente sono questi, già lavati, puliti e pronti. Sì. Da questo punto, l'uovo che recuperiamo, andiamo ad aggiungere del parmigiano, andiamo ad aggiungere del gin, una piccola percentuale di panna, la scaldiamo a 64 gradi e abbiamo preparato la salsa della carbonara okok. Okok. Allora guarda, abbiamo preso questo, al posto del bucatino, il tagliolino, l'abbiamo fatto saltare a questo burro di montagna, vedi? Abbiamo aggiunto il nostro prosciutto crudo della Valvigez, è un prosciutto crudo 42, è il mio prosciutto, e abbiamo mantecato la pasta. Prendiamo una clips, prepariamo un bel nido, poggiamo nel centro e adesso iniziamo. Diciamo così, inizia la parte giocosa del piatto. Sì. La cialda di prosciutto crudo, il pepe nero, non può mancare in una carbonara il pepe nero. Beh, questa è proprio arte. L'ovetto che abbiamo rotto prima, la salsa alla carbonara. Quindi la salsa viene messa a parte? Sì. E il gioco qual è? La bella cosa che cos'è? Che il cliente a tavola, noi arriviamo fino a metà nella preparazione del piatto, l'altra metà la chiude direttamente il cliente. Quindi la parte finale la facciamo a tavola, ma ve la facciamo vedere dopo. Arrivati alla parte finale, il dolce, ma un nome un po' particolare, il carciofo. Il carciofo è partito l'anno scorso come concetto ed era un piatto salato, quindi un antipasto. E poi quest'anno dal mondo salato si è trasformato ed è entrato nel mondo dolce e quindi è diventato il dessert, uno degli ultimi piatti che esce al ristorante. Siamo curiosi di vedere allora. Allora, partiamo dal carciofo. Sì. E cosa è successo? Adesso è pronto, ma la lavorazione prima che cos'è? Puliamo il carciofo, lo mettiamo sotto vuoto con una percentuale di zucchero, acqua e zucchero, lo portiamo a cottura a vapore e quindi cosa succede? Succede che il carciofo assorbe la parte zuccherina e lo andiamo a cuocere in questo modo. Dopodiché, prima del servizio, lo stesso carciofo lo friggiamo in un olio a 160 gradi e gli diamo la parte croccante. Poi abbiamo preso un sifone, l'abbiamo riempito con una crema di latte e riso, un po' di essenza di lime e prepariamo la spuma. Perfetto. Chiudiamo con delle parti croccanti che andiamo a vedere tra un attimo quando facciamo il piatto. Ecco, allora incominciamo con la base del piatto, che è questa sfuma di riso al lime, il carciofo lo adagiamo sopra, prendiamo una parte croccante che è data da delle mandorle tostate. Sì.
prendiamo un po' di zucchero a velo per spolverare sopra il carciofo, effetto neve, e poi una quenelle di gelato. Ecco, questo è gelato. Ecco, qui abbiamo preso il latte di mandorla, sì. L'abbiamo trasformato in una crema, in un gelato, ed è l'ultimo tocco, andiamo ad appoggiare sopra il carciofo. Bellissimo. Alla fine, per dare un'ulteriore croccantezza, sì, prendiamo una nocciola piemonte e la sbricioliamo sopra. Ed ecco a voi il carciofo. Il carciofo!